Bentornato a Francesco Rigacci della pasticceria Rigacci 48, dodicesima edizione di Re Panettone. Lei è produttore anche di panettoni salati. E che percentuale di fatturato fanno presso la sua clientela rispetto ai panettoni d'oggi? Ma diciamo, abbiamo cominciato 3 anni fa con il panettone salato, un po' per scommessa, un po' per divertimento, e grande successo sin da subito. E mio fratello Roberto tutti gli anni inventa qualcosa. Quest'anno, per dire, ha candito una zucca intera e ha fatto zucca e gorgonzola e arachidi, e poi un altro bellissimo panettone, l'ortolano, è un grande optional per le donne che almeno non devono fare l'antipasto. Con questo già tutto pronto in tavola. In quali occasioni d'uso vengono consumati dal suo pubblico questi panettoni salati? Ma in qualsiasi momento, un aperitivo, un prosecchino, oppure, appunto, come dicevo prima, un antipasto, come prima di cominciare a mangiare un bel primo, risparmia del lavoro alle signore o alle signorine. E vengono acquistati dagli stessi clienti che comprano da lei i panettoni dolci? Sì, diciamo sì, un grande incontro per le persone, per l'amante della tavola. Con il lievito madre, prima un panettone salato e per chiudere un panettone dolce, quindi dall'A alla Z il panettone c'è sempre. È tutto fantastico, le faccio tantissimi complimenti e ci vediamo l'anno prossimo. Molto contenti, sì, di essere presente qui anche quest'anno, grande successo riscontrato, ormai abbiamo già dei clienti fedeli anche qui a Milano e via diritti 2020. Quest'anno abbiamo aperto anche uno showroom accanto al laboratorio, venite a trovarci anche lì, sempre degustazioni pronte per voi, solo per voi, i nostri clienti. Un bacio. Grazie e buone feste.